bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, porca di quella porca, ieri finalmente è arrivata la patch 5.2 su Fortnite, una delle patch più buggate in assoluto della storia di Fortnite, ma una patch che ha relativamente introdotto un sacco di novità per i data miner, che hanno quindi potuto raschiar via di prepotenza dal fondo della patch tutte le immagini, le emote, le scie, le modalità, le armi e quanto altro sia disponibile nei prossimi giorni di Fortnite. Come dicevo ragazzi, come annunciava già il titolo, dovremo averla ragazzi. Sembrerebbe che sia stata recuperata la skin ufficiale del Road Trip. Ne avevamo vista una che era un concept qualche settimana fa, circa settimana scorsa, che sembrava quella di Anubi, ma ragazzi, quella che invece vi sto per far vedere, che vi farò vedere fra poco, ha dell'incredibile ragazzi. Abbiamo parti di codice che ne parlano, abbiamo immagini che ne parlano, insomma il mio team, quello su Telegram, e il Fabione, quello su Instagram, hanno veramente fatto i pazzi, hanno trovato delle cose che ragazzi fra poco vedrete anche voi e che sono assolutamente incredibili. Voglio come prima cosa deliziarvi ragazzi con un'immaginella molto molto easy. Oggi non ce ne sopra Skryker. Questi ragazzi sono i 5 nuovi balli che saranno disponibili nei prossimi giorni per il nostro Fortnite. Tra l'altro uno di quelli è già fuori oggi, loro l'avevano chiamato Pump Dance, in realtà c'ha un altro nome, un nome abbastanza difficile che attualmente non ricordo, ma che ovviamente potrete tranquillamente scoprire andando nel vostro shop di Fortnite. Molti di quei due di questi balli sono relativi ragazzi agli anni 80, quindi un po' di vintage nelle skin che avremo disponibili nei prossimi giorni non guasta assolutamente. Abbiamo l'80s Aerobics e poi lo andremo a vedere, abbiamo anche degli spezzoni di gameplay con questi balli. Abbiamo l'80s Aerobics, che non è altro che quelli che si mettono davanti alla televisione e ballavano l'aerobica cercando di tenersi in forma. Abbiamo la Chug è diversa, che è lui che fa tipo così. Abbiamo il Cowbell, che è meraviglioso, che è lui che dal nulla tira fuori un lamadoro e inizia a suonarlo di prepotenza. Abbiamo Hot Stuff, che è lui che fa tss, che si spegne la siga nelle chiappette. E poi ovviamente il Pump Dance, che c'ha un altro nome, che è quella che c'è oggi nello shop. Ma guardate un po' ragazzi, ma guardate un po', intanto sbrocchi, intanto, cioè vabbè raga, abbiamo dei video relativi addirittura alla nuova skin Galaxy, che è quella che state vedendo io adesso. Dovrebbe essere la skin la skin esclusiva dei possessori di Note 9. Andiamo a vedere insieme alla skin i balletti, raga, ce li commentiamo insieme. Guarda la skin del burger. Questo è mio. Ma perché? Perché? Loro lo chiamano Lama Bell. Guarda! Ah, il Pumpernickel, quella che c'è oggi.
Questo è meraviglioso. Troppo arcade. Quelli che parlano davanti alla televisione. Bim bim. Mi sembra stato di Mortal Kombat. Non so perché. Ci sta, eh? Grande così. E come avete visto, ragazzi, erano tutte le 5 emote nuove che prestissimo vedremo nel nostro Fortnite. Ce ne sono un paio che mi piacciono. Voi ditemi qua sotto intanto qual è secondo voi la vostra preferita tra queste 5 che avete appena visto. Ma non è finita qua, ragazzi, non sono finite qua le novità, ragazzi, mamma mia. Rimettiamo la nostra immagine di prima. Mi tengo, ragazzi, mi raccomando, tenetevi, ditemi a quello che vi state tenendo, perché quello che sto per farvi vedere, ragazzi, è assolutamente sgargrillo, che vuol dire una roba proprio incredibile. Oh, sembrava strano Shooter che non mostravi cartelle o codici da un paio di giorni. Lo so, non potevo non mostrarle, ragazzi. Allora, qua c'è tutto un discorso da fare. Intanto andiamo un attimo a dare un'occhiata a cosa vi sto facendo vedere. Queste, ragazzi, come al solito, sono le cartelle del codice sorgente di Fortnite. E se andiamo a vedere proprio qua dove c'ho il dito, c'è una cartella che si chiama Zip Line. In questa cartella Zipline, ragazzi, che cos'è la Zipline? Dovrebbe essere intesa per Zipline lo squarcio che c'è nel cielo. Se vi ricordate bene, ragazzi, sappiamo che il 21 agosto alle ore 16 succederà qualcosa di incredibile. Potrebbe essere, ragazzi, il momento in cui apparirà il nuovo personaggio Road Trip, perché se non ricordo male il 21 agosto dovrebbe più o meno cadere con la settimana numero 7, che è quella che darà il via praticamente allo sbloccaggio, ditelo un po' come volete voi, della skin tanto attesa quanto lo era quello dello spacca tutto. Come vedete, ragazzi, nella cartella Zipline là in alto c'è Athena Zipline post.wasset, move to location e proto.wasset. Quindi, ragazzi, stanno preparando tutto per l'evento del 21. Ma ragazzi, attenzione, io ve la faccio vedere. È stata recuperata questa immagine. Non mi chiedete da dove, perché non me lo hanno detto da dove l'ha recuperata, ma sembra davvero lui. 3, 2, 1, Rodil! Guardalo qua, ragazzi. C'è un'immagine che potrebbe davvero essere lo spoiler del Road Trip. Non so bene da dove sia presa questo sfondo. Sono sicuro che sia, secondo me del cinese. Secondo me viene preso dal Fortnite cinese. Ragazzi, ma come vedete, quella skin lì sul deltaplano non è assolutamente una skin che noi conosciamo, perché non è il tipo, il Tectonic lì, come si chiama, quello che tira giù lo spray, non è nessuno di quelli che abbiamo visto, e la forma, ragazzi, è veramente molto molto simile al Road Trip. Come stiamo vedendo, ragazzi, c'ha il cappuccio, è un'immagine sicuramente ufficiale, raga, perché è un'immagine che hanno sicuramente recuperato da qualche schermata di qualche paese di Fortnite, e secondo me ci stiamo seriamente andando vicini, ragazzi. Potrebbe davvero essere la skin del Road Trip. Io per il momento, ragazzi, più di così non so, ma spero che questo video, ragazzi, vi sia piaciuto, e quindi
un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto. Soprattutto, raga, iscrivetevi in tantissimi al canale. Se volete tutte le info su Fortnite e Leak, questo è il posto giusto. Noi ci vediamo in live. Ciao!